Erika Picarino, ci sta un incontro importante oggi qui al Vivo Hotel, la CGIL Congresso per la Pace, ma come in questo momento ci sta bisogno di parlare di questa cosa? Allora, la testata, l'intestazione, il titolo del congresso, del quinto congresso nazionale dell'FLCCGIL è Lezioni di Pace. La pace non è un valore astratto, ha un significato molto concreto soprattutto oggi. La crisi energetica, esattamente come la guerra, sono il frutto avvelenato della finanziarizzazione del capitale e della globalizzazione dell'economia. Questo è il quadro politico nel quale ci muoviamo. Ovviamente in questo momento per noi la priorità è quella di restituire centralità all'istruzione pubblica statale. E la traccia di lavoro su cui ci muoveremo nel congresso provinciale focalizza la sua attenzione sulla raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare, che vuole apportare correttivi al rischio enorme di implementazione dell'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata è il pericolo, è la spada di Damocle che la scuola pubblica statale ha da anni oramai. Le intese del 2018 sono assolutamente chiarissime nelle improprie richieste di attribuzione di materie. Noi crediamo che l'impegno sull'autonomia differenziata sia prioritario esattamente, quindi contro l'autonomia differenziata sia prioritario esattamente come è necessario, non più rimandabile, richiedere la definizione delle i livelli essenziali delle prestazioni hanno un correlato economico. Noi dobbiamo garantire che i diritti dei bambini del Mezzogiorno d'Italia siano i medesimi diritti dei bambini del Nord Italia. Solo a partire da queste due precondizioni possiamo ricominciare a parlare del sistema di istruzione nel post-pandemia.